Buonasera, davanti a voi avete uno dei più grandi volti del wrestling italiano e non solo il wrestling europeo, Luca De Pazzi. E Luca De Pazzi questa mattina ha ricevuto un'email da parte della dirigenza ICW, una mail che diceva che a causa di una defezione si era reso vacante un posto nel torneo numero 1 2019. E vedete, a Luca De Pazzi non piace essere considerato una ruota di scorta, non proprio, no. Però in questo caso siamo sotto feste, sotto Natale, sotto un anno nuovo, un decennio nuovo. E Luca De Pazzi, sapete, sa cogliere le sue possibilità, sa cogliere le sue opportunità. E proprio per questo, proprio perché mi sento buono, sarò presente questo sabato a Carugate per partecipare, non solo per vincere il torneo numero 1 2019, e porgervi i miei più cordiali saluti e i miei più sentiti auguri. Vi invito a venire festeggiare con Luca De Pazzi questo sabato a Carugate la sua vittoria del torneo numero 1. Grazie e arrivederci. Carugate, a Palazzetto dello Sport di Carugate, il trofeo numero 1, altro quarto di finale, direttamente dalla Insane Championship Wrestling della Scozia, apparso anche sul WWE Network da Milano, il signore Luca De Pazzi. Abbiamo sentito il suo promo. Prima il suo video, lui ha detto che non è venuto qui per partecipare ma per vincere. Ed eccolo qui dalla Insane Championship Wrestling, una delle federazioni più grosse, più famose d'Europa, Luca De Pazzi. Si fa perfino a passare la corda per entrare più agevolmente sul ring e prendo il microfono. Buonasera Carugate, avete davanti a voi il signor Luca De Pazzi. Luca De Pazzi questa mattina si è svegliato nel suo attico, visto Duomo Milano. Vabbè, sì, mettete via voi, suo attico, visto Duomo Milano, e quello che doveva fare Luca De Pazzi quest'oggi era venire a Carugate. Vedete, Carugate non è un brutto posto, non ha la metropolitana, non ha niente di particolare, però vedete, Carugate, cos'è? Cosa avete Carugate? Non so, avete qualche, non so, una basilica? No, ce l'ho. A Carugate avete l'uscita dalla tangenziale, perché se Luca De Pazzi esce in tangenziale, a Carugate non paga niente, e questo è proprio sintomo del fatto che siete un po' dei poveri.
mi dispiace, ma però giochiamo perché è quasi l'ultimo dell'anno, al mio 3, Luca De Pazzi salirà su quel palermo e tutti voi esploderete in un grande applauso. 1, 2, 3! E giustamente il pubblico, dopo essere stato insultato, riempie di fischi il signor Luca De Pazzi da Milano. E il suo avversario per il quarto di finale, vediamo chi è. Direttamente dalla ICW Academy di Lecco, il mito greco Dave Atlas. Ed eccola qui quindi la grafica, Luca De Pazzi contro Dave Atlas, il mito greco. E ragazzi, se l'ho soprannominato il mito greco, un motivo c'è. Perché ha una possenza incredibile. E ricordiamo ragazzi che non è nuovo ai tornei, anzi non è nuovo alle coppe. Infatti pochi mesi prima ha vinto la Kickera Cup contro gente di alta caratura come Gringo Manuel e perfino il purista Mr. Excellent, che ha partecipato a quella competizione. Quindi vuole fare doppietta anche lui, vuole vincere un'altra coppa. Però quest'oggi se la vedrà contro la stella nascente della Insane Championship Wrestling, Luca De Pazzi. L'arbitro della contesa, il signor Michael Barton, è pronto. Atlas, pronto? Luca De Pazzi, pronto? Nato pronto. Vai, alto vai. Fa suonare il gong e via. Quindi giovanissimo e promettente Dave Atlas contro l'aristocratico de Milan, Luca De Pazzi. E dopo gli insulti di De Pazzi, ovviamente il pubblico è tutto con Atlas, ma qui De Pazzi fa vedere la sua esperienza, lo butta a terra, schiaffettino come mancanza di rispetto. Allora, ti applaude pure come scherno. Questo Luca De Pazzi è abbastanza un farabutto, se la prende molto comodo. Adesso vediamo, attenzione. Oh, risponde alla pari De Vattes, ma qui De Pazzi lo porta alle corde tirandogli i capelli. Non si può fare, e questo non è un comportamento da signore, signor De Pazzi. Okay. Lo dice anche l'arbitro. Prova di forza, ok. Regolare. Chiama una prova di forza. Ragazzi, chiama il pubblico De Pazzi, dice dai, dategli un po' di coraggio. Una mano, due mani e qui prova di forza. E qui però la possenza e la forza del mito greco Devat si fa sentire, ma Luca De Pazzi spezza. Non manda le corde. Passa sotto Devat e spallata atomica. Un'altra spallata poderosa. E adesso vediamo cosa si inventa Atlas. Lo porta le corde. E un'altra spallata, signore e signori! E il short di Milano è a terra! Atlas lo prende, lo solleva! Lo porta per tutto il ring, lo fa vedere a tutto il pubblico! E dice, lo buttiamo da terra! 1, 2! Sono a conto di 2 per Dave Atlas! Ancora troppo fresco il buon Luca De Pazzi, direttamente dall'Insane Championship Wrestling. Attenzione qui Dave Atlas chiama il pubblico, va per la spia. De Pazzi se ne va, dice time out, io che sono un signore voglio un time out per prendere aria. Arbitro, lascialo lontano, ho bisogno di respirare un attimo. Ma Dave Atlas non vuole attendere, non ci sono time out nel wrestling. Quindi lo va a prendere, cioppone! Altro cioppone! È entrato dentro!
E un'altra! Attenzione, vediamo adesso. Fa battere la testa del signore di Milano sul bordo del ring. Ed è aia, aia però qui. Graffio, graffio. Si cava gli occhi quasi. E poi spedisce l'altro contro il palo del ring. All'esterno fa molto male perché è puro ferro. Colpo di pazzi ad Atlas. E adesso lui che finisce con la faccia sul bordo del ring. Ricordiamo che il bordo del ring non è rivestito, non è protetto. Colpo alla schiena di De Pazzi. E adesso vediamo. Cioppone di De Pazzi. E qui è anche graffiato alla schiena. Qui le gesta da signore di Milano non ci sono, c'è solo la rude, la rudezza dei colpi. Altro colpo di De Pazzi che blocca una piccola reazione di Dave Atlas. Adesso De Pazzi lo alza e lo spedisce a terra con un back suplex. Uno, due, due, solo due, solo due, sembravano tre ragazzi, solo due invece. Atlas c'è ancora, nonostante sia giovane e magari anche inesperto a differenza di De Pazzi, che ha combattuto in Scozia, in Italia, in Spagna, in Portogallo. E adesso porta Atlas alle corde, però Atlas riesce a schivare. Vediamo di attenzione. Uno, due, no, solo due, solo due. Qui ancora colpo di De Pazzi. E anzi lo strangola le corde. Arbitro, dove sei? Lo richiama al 4. Si stacca De Pazzi. Lo sa che al 5 verrebbe squalificato. Per il milanese. Sorriso smagliante a 32 denti. Cosa vuoi fare? Dave si carica. Altro pugno, no. Colpo, colpo. E adesso vediamo cosa si inventa Dave Atlas per ribaltare la situazione. Braccio teso. Altro braccio teso. E adesso si carica. Chiama il pubblico. De Pazzi all'angolo. Spiare all'angolo. Lo riporta all'altro angolo, ma no, De Pazzi riesce a reversare la mossa in qualche modo. Ma qui anche Atlas si difende bene. Un'altra spiera all'angolo. E queste fanno male, fatte dal dio greco. E adesso vediamo cosa si inventa. Lo alza e va per un vertical suplex. Uno, due, e no, solo due, solo due, solo due, dice l'arbitro, Michael Barton. E allora qui Atlas chiama il pubblico. Va per la spia, ma si sposta De Pazzi. E ora lo mette a terra, vediamo cosa si inventa. Cercava forse una sottomissione. E no, con l'arbitro volto verso il pubblico, non ha visto niente. E calcio negli zebedei per Atlas, calcione in faccia. Uno, due e tre. Il vincitore accede alle semifinali. È il Shor, il signore di Milano, Luca De Pazzi. Eccolo che torna con il suo sorriso smagliante da signore benevolo, ma di signore ha solo il soprannome, visto quello che abbiamo visto nel match. Scorrettezze, grazie a una scorrettezza è riuscito a prendere vantaggio
e con il suo possente big boot, il suo grande calcio, è riuscito a portarsi alla semifinale del trofeo, il numero 1 2019. Quattro lottatori si sono qualificati per la semifinale del torneo in numero 1 e nel prossimo episodio vedremo una rivalità accesissima del 2019. Rick Barbabionda contro Doblione. Chi sarà il vero capitano del fascello del wrestling?